Questo programma è presentato da cercainsalento.it. Il Salento va in rete. Amici di Pianeta Lecce, benvenuti e bentrovati a questo nuovo speciale di Piele TV dedicato a quelle realtà salentine, chiaramente sportive, che si sono distinte nell'arco di questa stagione. Ospiti di questa nuova puntata è la Digital Copy, squadra di basket femminile che dopo i playoff ha conquistato l'accesso alla Serie B. Presentiamo allora i nostri ospiti partendo da un amico di Pianeta Lecce, un grande uomo di sport, il patron Antonio D'Enrico. Buonasera, patron. Buonasera, dai. Poi c'è il coach della squadra Gianluca Quarta. Buonasera. E la giocatrice Lea Bolognese. Buonasera. Buonasera. Allora, coach, partiamo subito da lei. Come si vince un campionato di Serie C? Come si vince? Questo racconto come è successo a noi quest'anno. Siamo partiti quasi in sordina, senza grandi proclami, insomma, non rientrava probabilmente, sicuramente negli obiettivi primari, quello di fare un campionato di vertice. Poi via via che il campionato si è sviluppato, siamo riusciti, partita dopo partita, ci siamo resi conto che potevamo, insomma, reggere il campionato giocandolo a viso aperto, e lo abbiamo conquistato fiducia e coraggio partita dopo partita, e siamo riusciti nella seconda fase a concretizzare un buon vantaggio che avevamo preso nel girone di andata. Certo, patron, quando ha capito che questa squadra poteva arrivare in fondo? Ma io di natura sono un ottimista, quindi io sapevo già in partenza dalla che prima ci saremmo andati. Poi giustamente, diciamo, i valori si vedono in campo, e quando nelle prime partite abbiamo constatato, diciamo, la consistenza delle avversarie, abbiamo capito che le nostre ragazze non erano seconde a nessuno, probabilmente solo alla squadra che è arrivata per prima. Certo. Che è una squadra fatta di un pochettino di vecchie marchione del basket femminile, però le nostre ragazze, con la loro gioventù, con il loro brio e con la loro tecnica, e grazie anche, non perché è vicino, grazie al coach che è stato molto bravo, perché è riuscito ad amalgamare un bel gruppo. E poi dobbiamo anche mettere in evidenza il ritorno al basket di Giulia Carlone, un play molto forte, insomma. Di Marta Vergallo, e strada facendo, sotto anche mie insistenze, Marta Quarta, che è stata in effetti un buon aiuto per le sue doti anche atletiche e di presenza fisica. Quindi ribadisco che non ho mai avuto dubbi che noi si potesse andare in Serie B, e fermo restando che il merito in primis è delle ragazze. Io quel che ho potuto fare è di esserle vicine, e credo che la mia presenza non gli sia mai mancata. Magari ogni tanto ero anche al di sopra delle righe, perché ogni tanto le spronavo, no? Però, diciamo, sono contento di come sono andate le cose, e principalmente sono contento di aver constatato l'affetto e il bene che queste ragazze mi vogliono. Lea, un campionato molto difficile, dominato dall'Asterix Brindisi, che comunque ha vinto con merito la regular season. Poi arrivano questi playoff. Ecco, per vincere dei playoff serve chiaramente una squadra forte, ma anche un gruppo coeso. Qual è il segreto di questo gruppo? Sicuramente la mentalità è stata la nostra forza è stata quella di essere una squadra unita, anche se durante la fase finale, quindi semifinale e finale, ci sono state dei piccoli litigi fra ragazze, però alla fine il nostro scopo era quello di salire in Serie B, e con voglia, passione e dedizione ce l'abbiamo fatta. Ecco, coach, parliamo un attimo di gara 1 della, sì, finale contro il 3R Brindisi, una partita giocata in casa. Sì. Si partiva col favore del pronostico, perché durante la regular season, insomma, la squadra aveva dimostrato di essere superiore, sì, alla compagine avversaria. Cosa è successo? Un blackout della squadra, una sconfitta sotto di 6, insomma. Sì. Ma sicuramente ha influito la tensione, il fatto di voler a tutti i costi insomma, concretizzare il fattore campo e concretizzare questo vantaggio che noi avevamo.
abbiamo avuto percentuali abbastanza scadenti nel tiro da fuori e non siamo riusciti a, tra virgolette, concretizzare quelli che erano i nostri vantaggi tecnici maggiori nei confronti degli avversari, cioè il gioco vicino al canestro, che rispetto agli avversari avevamo maggiore fisicità vicino al canestro, per cui abbiamo sofferto un po' i contropiedi agli avversari, perché sbagliando il tiro da fuori ci siamo aperti a contropiedi, ai contropiedi degli avversari, che era una squadra molto veloce, e quindi si è perso. La cosa importante è stata che le ragazze sono state in grado di riflettere nella settimana che abbiamo avuto a disposizione per la gara 2, riflettere sugli errori che avevamo commesso, prendere consapevolezza del fatto che la nostra forza rispetto agli avversari in quel contesto doveva essere fare alcune cose che poi sia in gara 2 che in gara 3 sono state eseguite in maniera quasi perfetta, e quindi siamo riusciti a ribaltare il fattore campo che si era a sua volta spostato a vantaggio della squadra avversaria. Sì, Presidente, gara 1 insomma con una sconfitta, poi gara 2 sappiamo che lei l'ha vissuta in maniera particolare, insomma, ce la vuoi raccontare? Ma loro dicono che io ero diventato bianco, io non me ne sono accorto, non posso rivedere, però sinceramente ho sofferto molto in particolare per il fatto che per i primi tre tempi eravamo in vantaggio, e a tre minuti dalla fine ho visto che siamo andati sotto di un punto, se non sbaglio, no? A quel punto ho avuto il terrore che effettivamente stesse per realizzarsi qualcosa che per me era di imprevisto, quindi il mio colore è bianco, la mia tensione. Il coach mi ha detto: stai calmo. Mi sono seduto tranquillo e poi siamo andati alla resurrezione. Che è successo allora? Sotto di un punto, in quel momento la squadra cosa ha pensato? Dobbiamo vincere per forza, quindi la mentalità, la voglia di andare a canestro e disegnare l'impossibile ci ha portato alla vittoria, la voglia soprattutto. Si pareggia quindi in gara 2 e poi si va alla gara decisiva, gara 3, in casa, in un palazzetto Ministero dello Sport Stracolmo. Sì, c'era molta gente ed è stato molto bello, insomma, vedere che tanta gente si è unita alle ragazze, insomma, per spingerle a questa vittoria. Anche gara 3 è iniziata così, cioè è iniziata come normalmente può iniziare una gara di finale, in cui la cui posta in palio e poi la promozione, quindi tutte e due le squadre abbastanza contratte. Abbiamo praticamente pareggiato i primi due quarti, poi nel terzo quarto siamo riusciti a metà del terzo quarto ad aprire una breccia, insomma, nella loro difesa, e quindi abbiamo fatto un break di 10-12 punti che poi siamo riusciti a portare avanti fino alla fine quasi senza problemi, quindi esplodendo poi nella fase finale della partita. Una partita bellissima, insomma, dominata anche da quello che è il leitmotiv, cioè i tiri da fuori. Mi ricordo, insomma, eravamo presenti, il bolognese qui presente ha fatto 16 centri, e poi anche la Vergallo, insomma, con i tiri da tre è stata chirurgica, quindi anche questo che ha influito chiaramente sulla vittoria finale, insomma. Sì, sicuramente ha influito anche questo. Ripeto, nella pallacanestro la pallacanestro è un gioco di squadra in cui le individualità contano se riescono a capire cosa è giusto fare. Sicuramente, a differenza di gara 1, i tiri che siamo riusciti a mettere dentro da fuori erano tiri costruiti in maniera un po' più ragionata, magari prendendo un vantaggio da gioco interno, che era, diciamo, lo spazio in cui non avevamo più peso, e poi riaprendo il gioco fuori, e quindi per prendere tiri più aperti. Quindi sicuramente la costruzione di ogni tiro è stato frutto di un gioco di squadra che ha portato poi tutte quante ad esprimersi, a esprimere le proprie individualità al meglio, insomma. Particolare interessante che il campionato, insomma, l'ha vinto una squadra esperta, ma i playoff sono andati una squadra molto giovane. Sì. Questo, Presidente, insomma, è anche un motivo di orgoglio, vero? No, ma chiaro, diciamo, ma in tutto questo contesto la cosa che proprio nell'ultima partita in gara 3 è emerso, e lo stava dicendo Gianluca, è la presenza del pubblico. E devo dire una cosa che spero
si manifesterà. Insieme a Filippo, alla Roberta e agli altri dirigenti della società, ci vedremo in questi giorni. A proposito, giorno 14 noi faremo la festa della pallacanestro leccese e siete già invitati a intervenire, poi lo faremo in maniera ufficiale. Ma ritornando, noi tra giorni faremo una riunione, perché probabilmente cercheremo di mettere i puntini famosi sulle i per vedere di dare un incremento proprio alla pallacanestro femminile, perché da quello che abbiamo visto nell'ultima gara, la pallacanestro femminile, se ben giocata, se ben pubblicizzata, attira il pubblico. Certo. Ecco, e questo proprio ci sta portando a pensare a fare uno sforzo superiore verso il basket femminile. In Puglia abbiamo anche avuto un esempio fulgido, quale la Class Taranto, no? Insomma, che ha vinto anche la Champions League, che ha tanti scudetti. Adesso magari vive un momento un po' di difficoltà, però chissà, hai visto mai che con la Digital Copy Lecce si possa arrivare, non dico a quei livelli, La Digital Copy, può, per quelle che sono le sue capacità piccole economiche, dare una mano, ma il problema non è soltanto quello di uno sponsor, è quello di trovare degli amici che ci diano la mano, una mano diciamo discreta, e poi in particolare la classe dirigente, perché se siamo una classe dirigente della New Basket Lecce che veramente amiamo e tutti lo amano questo sport, forse basta solo il nostro sacrificio per portare avanti i colori della New Basket Lecce, non solo diciamo in campo femminile, ma in particolare proprio per far emergere la nostra città come una città che non ama soltanto gli sport grandi oppure costosi, gli sport piccoli, perché questo qui potrebbe essere un punto di riferimento per tanti giovani affinché capiscano che si devono avvicinare a questo sport che è bello, e avvicinandosi a questo sport un pochettino le formiamo in primis il carattere. Bello, sì. E poi lo sport è vita, è una scuola di vita anche, insomma. Bravissimo. Ecco, allora approfittiamo della presenza di Lea. Lea, sei giovanissima, spieghiamo ai ragazzi perché scegliere la pallacanestro come sport. Sicuramente è un gioco di squadra che ci insegna a stare con gli altri, quindi ad avere rapporti con altre persone. Poi praticare uno sport di squadra è differente rispetto a uno sport singolo come può essere il tennis, che si pensa soltanto all'obiettivo personale. Qua si vede invece, si punta all'obiettivo di squadra, quindi a vincere, a condividere anche emozioni, non soltanto per te stesso ma anche con gli altri, quindi condividere anche il sabato sera ad andarsi a mangiare una pizza fuori, uno stare insieme che fa piacere. Coach, la Svigat Rugby è andata in Serie B, la Digital Copy è andata in Serie B e Lecce Calcio? Speriamo che vada in Serie B, tifiamo tutti perché vada in Serie B, insomma. Personalmente lei come sta vivendo questi giorni, insomma, dei playoff calcistici? Seguo da lontano, nel senso sono un appassionato di pallacanestro in primis, il calcio lo seguo, in questo periodo sicuramente non sono un appassionato di calcio, un affamato di calcio, però sicuramente tifo la squadra della mia città e spero che vada prima possibile in Serie B. Poi credo che, voglio dire, tutte le squadre che seguite voi in quest'anno ci hanno dato soddisfazioni, speriamo che anche Lecce Calcio possa concretizzare, insomma, un campionato che ha la portata, mi sembra di capire, ottimo assist del coach. Quindi io vado a canestro. Abbiamo seguito la Digital Copy, la Svigat solo, e il Betty delle Maglie, abbiamo portato fortuna, sì, mettiamo da parte questo, ma che succede allo sport salentino, Presidente? Non è quello che succede, io non conosco i problemi interni della società, perché a me diciamo suona strano che una squadra che abbia degli elementi che, se ci riflettiamo, 5-6 elementi sono elementi della Serie A, sì, che ha fatto un campionato d'andata che sembrava che si stesse passeggiando quasi tutta l'andata, e poi di colpo si è fermato.
Comunque, noi gli auguriamo che dopo la pripista fatto da l'amico Fabrizio con la Svigard, dalla New Basket Lecce con la pallacanestro femminile, questo sia la pripista per loro e che domenica prossima ci seguano in Serie B, perché magari poi faremo una festa bella, noi siamo piccoli, però insieme a loro, quindi Lecce, Serie B, basket Serie B, rugby Serie B, poi c'è anche gli amici di maglie, pallavolo Serie B, quindi quest'anno diciamo B, bravi. Allora, chiudiamo questa puntata con diciamo un augurio che vi sentite di fare al vostro club. Allora, partiamo da Lea. Qual è l'augurio che vi senti di fare per il prossimo campionato di Serie B? Speriamo di provare a vincere il campionato successivo, quindi riuscire a conquistare la 2. Quindi già pronti, insomma, per aggredire questo campionato, coach. Il mio augurio quest'anno mi ero posto un obiettivo con loro che credo di aver raggiunto alla fine del campionato. Il mio augurio è quello di continuare a condividere insieme un progetto che io ho quasi visto nascere, nel senso che la New Basket Lecce è stata la società in cui ho iniziato ad allenare quasi 10 anni fa e poi è tornata ad essere anche la mia casa. Di condividere sempre di più questo stare insieme in maniera positiva, di crescere in maniera costante come società tutti insieme. Sentiamo allora il primo tifoso di questa squadra. Cosa Ma io non è che diciamo mi pongo come obiettivo il vincere il campionato di Serie B. A me sarebbe diciamo una grande gioia consolidare questa squadra, fare una bellissima figura per questo anno, ma in particolare cercare di portare tante ragazze a fare basket, perché questo è uno sport che non si può permettere in una città come Lecce diciamo di spendere dei soldi per comprare delle ragazze o per farle venire da fuori. Certo. Quindi dobbiamo puntare sul nostro operato, sull'operato suo e di tanti altri che si sacrificano, anche perché capisco che è un sacrificio di tempo per poter portare avanti questi ragazzi, il vivaio. Noi dobbiamo giocare e lavorare per creare un vivaio forte che si rinnovi di anno in anno, perché solo così potremo veramente aspirare a un Lecce basket in forza. Bene, insomma, con questo augurio del Presidente noi chiudiamo questa trasmissione ricordandovi che il prossimo speciale sarà dedicato alla Svigard Campi Rugby, che ha vinto come la Digital Copy i playoff per la Serie B e che quindi verranno a raccontarci la loro annata. Alla auguri prossima. A Fabrizio. Alla prossima. Sì.